altro errore di marketing è quello di, come dicevi tu all'inizio, seguire delle regole preconfezionate, ok? Ora, tornando al nostro solito parallelismo pratico, se io cerco di fare marketing senza mostrare me stessa per come sono davvero, ma cercando di seguire i dettami di qualcun altro, perché magari ho letto che fa così, che devo dire cos'ha, eccetera, eccetera, è esattamente l'equivalente di pensare di socializzare con qualcuno in un bar comportandomi come un'altra persona, ok? Cioè, tipo, io e te andiamo in un bar, ci incontriamo con un'altra persona che io non conosco e io inizio a comportarmi come te, anziché come me stessa, no? Cioè, non avrebbe nessun senso, capisci che quindi non potrei mai riuscire a costruire una relazione vera con quella persona perché non funziona così, no? E nel marketing è la stessa cosa, quindi la cosa che funziona di più, soprattutto online, soprattutto per piccoli business o per business che sono legati a un personal branding, quindi a una persona nello specifico, quindi non parliamo di Nike o di Adidas, no? Ma parliamo di persone come noi, per esempio, è importantissimo che questa personalità venga fuori e che quindi si lavori secondo le nostre regole, per come siamo fatte noi, no? Perché altrimenti appunto non può funzionare. Esatto.